Bella a tutti raga da GovGamer74. Allora ragazzi, oggi è giovedì 7 febbraio 2019, PES modalità MyClub. Perché parto di qui? Parto di qui perché questa è stata la mia situazione sul pool precedente a questo, ovvero rimanendomi solamente 66 giocatori dentro al pool, che tra l'altro vi posso far vedere anche quest'altra foto, come potete vedere le ho salvate tutte, 5 nere, 16 oro, 45 argento. Di quelle 5 nere non ce n'era nessuna di leggendaria, come potete vedere coperte tutte, ovvero Cruyff, Zico, Oliver Kahn, Battistuta, Mateus. Mi rimanevano Dybala e poi qui c'è un'altra foto, mi sembra Boateng, Icardi, Otamendi, che già possiedono il mio MyClub. Che dire, non mi è andata per niente male. Non ricordate, andate a vedere l'ultima mia live, ero arrivato a 120 giocatori rimasti e avevo ancora un sacco di leggende. A 66 giocatori dentro al pool, ovvero questi, ci ritorno sopra, a 66 giocatori rimasti ho, diciamo, tolto tutte le leggende che c'erano in questo pool. Ho usato un tot di GP, ho usato altri 20 euro di monete, devo essere sincero, perché ci tenevo a prendere due giocatori che non avevo mai avuto, così è stato, altrimenti avrei continuato a girarlo probabilmente, non dico fino alla fine, però perché comunque ci mancavano ancora tanti GP per arrivare a sbancarlo, ma ci avrei comunque provato con più intensità. Ok, usciamo da questo, entriamo direttamente in quello che è, ovvero l'aggiornamento di oggi. Ho saputo, perché da pochi giorni collaboro con Fabrizio Tropeano, Rudy Salerno su PES Italia e su PES Italia ITG. Gli do un piccolo aiuto, sono il loro moderatore, Fabrizio e Rudy sono gli admin, assieme a me come mod c'è anche Nello, che lo saluto. Ok ragazzi, siamo dentro a giovedì 7 febbraio, andiamo a vedere quelle che sono le novità di oggi. Mi sono qualificato incredibilmente come primo in classifica giocando solo una partita di classificata. Ho ottenuto 24.000 GP, come potete vedere qui sotto, confermo, e vengo promosso in quinta divisione dalla settima. Balzello, perché poi ieri sera ho voluto fare una partita, ma fondamentalmente ho preferito, diciamo, anche fare altri giochi al momento. Ok, andiamo a vedere la novità di posti in arrivo, so per certo che ci sono questi 10.000 GP dati stamattina, perché ci sono già stati da subito problemi con i server e hanno rimborsato con questi 10.000 GP. Zitto WhatsApp. Praticamente è uscito anche l'agente Club Selection dell'Arsenal, poi l'hanno tolto, perciò non ce lo ritroveremo in questo video. Un po' me ne dispiace, perché qualche giretto l'avrei fatto volentieri. Ok. Ritrattiamo i nostri regali, diamo un'occhiata velocemente agli allenatori, cosa che facciamo tutte le volte. Ok, troviamo Klopp, Emery, Marcellino, Terim, tanta roba, ma al momento non mi interessa. Guardavo giusto eventualmente se c'era il mio allenatore con le tre punte, non c'è, con un altro modulo. Va bene, usciamo da quelli che sono gli allenatori. Troviamo un pool di European Championship, addirittura due, uno Stars A e l'altro Stars B. Vabbè, il nostro pacchettino regalo, che ne abbiamo rimasti pochi da aprire, e direi prima di aprirli, due European Championship, diamo un'occhiata a questi pool.
qui prevede 249 giocatori, andiamo nel profilo, 43 nere, 110 oro, 96 argento. Beh, diciamo che è un po' più facile qui prendere l'elenco bersagli, Neymar, insomma giocatori anche qui discreti, non per niente da sottovalutare, anche la percentuale e molti meno giocatori nel pool, perciò veramente ottimo anche questo qui da girare assieme a quello Stars A, che anche lui è diviso in 249 giocatori che probabilmente saranno l'altra esatta metà, 43, perché sono 86 le palle nere del gioco, le hanno smezzate in due pool. Vabbè, c'è chi può interessare Ronaldo, perché immagino che in questo ci sia Ronaldo e Messi, chi invece gli altri, vabbè, hanno preferito far così, va bene, scelta loro. Ok, andiamo velocemente a vedere anche le sfide. La Challenge Cup mi sa che è stata cambiata, no? C'è una win streak per vincere una gold livello 1 o superiore, e immagino anche la difficoltà. Vediamo un po'. Allora, sfide di oggi. Win streak, mi fa entrare per forza, ok. Dettagli competizione. Vinci tutte e tre le partite per vincere una gold. E queste win streak hanno veramente rotto abbastanza. Anche perché sono belle, belle impegnative, per vincere una gold livello 1. Io penso che vincendo tre partite online possono mettere anche una palla nera, pertanto per quanto ne danno quest'anno non sarebbe una grossa perdita per Konami. Ok, poi abbiamo la Challenge Cup, ok, abbiamo sempre Vieira che deve recuperare, dettagli competizione, partita singola per vincere un preparatore di abilità per 7, buono. Buono, difficoltà una stella. Bene. Siamo giunti al momento delle girate. Andiamo su contratti. Nei pool, ragazzuoli, non girerò perché non mi interessano. Andiamo nel premium agent, che abbiamo in regalo, come al solito. Lo andiamo a girare subito. È un po' che non tiriamo fuori palle nere. Inghilterra è oro, perché abbiamo visto anche tanti argenti ultimamente. Vabbè, niente di che, finirà anche lui come gli altri a fare da allenatore, al momento li tengo, poi ci guarderò in separata sede. Ragazzi, è venuto il momento di tutti i giovedì, ovvero la girata. E qui io, tanto ormai mi conoscete, no? Sapete che ci sono questi due giocatori qui che mi piacerebbe parecchio avere, stavolta non ve lo nascondo. Però tanto è tutto casuale. Vediamo un po'. Paghiamo per il primo giro. Non siamo in Italia. Andiamo in Olanda, palla nera, chi è? No, non mi dare Torstra di nuovo, perché Pereiro, bah. Non lo conosco sinceramente, lo guarderò questo EDA, sembra interessante. Le statistiche sono belle potenziate, non conosco in realtà. Dalle statistiche potrebbe essere anche una palla argento, abbastanza pompata come palla argento, o addirittura una palla oro. Vabbè, avremo modo di osservarlo meglio questo Pereiro. Andiamo col secondo giro, dai, non voglio vedere. Chi è? No.
Vi giuro. Poi tra l'altro era uscito nei Clever Selection la scorsa settimana ed era anche più forte. Vabbè, stavolta lo guardo. Stavolta lo guardo. Dai, voglio Italia. Niente, schifo perché tanto è un argentone. È un argentone. Io non ci sto credendo. E anche per questo giro non ho tolto un bel niente dal Player of the Week. Vabbè, non tutte le volte si può essere poi fortunati, in tante occasioni lo sono stato, ma oggi proprio direi di no. Ragazzuoli, ci si vede in un prossimo video, vi invito a lasciare like se vi è piaciuto, a iscrivervi ai gruppi Facebook di PES Italia e PES Italia ITG, troverete i link qui sotto in descrizione. Ragazzuoli, a questo giro Konami, la combinata bella grossa. Fanno uscire l'aggiornamento, un mezz'ora dopo si bloccano i server e rimborso 10.000 GP e tolgono un club selection che alcuni, quelli che erano a casa, avevano avuto la possibilità di girarlo e noi no. Io ho pochissimi commenti per questo giovedì. Vi auguro a tutti di pescare Ronaldo. Lasciate i commenti qui sotto se vi è capitato. Da GavGamer74 è tutto. Bella, ragazzuoli, bella. Take a body's high and high.